Horroramus. Giustamente molti di voi mi hanno fatto notare, nella mia rubrica ancora non avevo parlato di lupi mannari. E visto che questa categoria di mostri hanno appunto caratterizzato l'horror sin dagli albori, mi sono detto, con quale titolo iniziare a parlare di queste creature? E cercando bene, spulciando in mezzo alla mia collezione, mi sono detto, ho il titolo che fa per voi. Quindi ho deciso di parlare di un cult anni 80 molto particolare e affascinante. E il titolo di oggi, infatti, è Unico indizio, la luna piena. Unico indizio, la luna piena, ovvero Silver Bullet, è un film di Daniel Hettis del 1985. La licantropia da sempre affascina gli amanti del mondo dell'horror e appunto sono nati tantissimi film a riguardo. Il film di oggi è davvero qualcosa di accattivante e affascinante. Ho deciso di trovare, di parlarvi di questo film perché secondo me è un piccolo cult davvero ben confezionato. Ma adesso andiamo alla trama. In una piccola cittadina di provincia iniziano una serie di raccapriccianti delitti. Tra gli abitanti inizia una vera e propria psicosi. Chi sarà mai a uccidere queste persone? Inizierà una vera e propria caccia al mostro da parte della polizia, ma come sempre, il nulla. Il piccolo Marty, un povero paraplegico del paese, comincerà a sospettare qualche cosa. Secondo lui, dietro a questi omicidi, non c'è una persona, ma bensì un licantropo. Per molti può sembrare una semplice immaginazione del bambino, cosa che invece si rileva essere totalmente l'opposto, quando appunto Marty viene minacciato quasi a morte dal mostro. Una sera il ragazzo deciderà di far esplodere i suoi piccoli fuochi d'artificio su un ponte, ma proprio in quella sera, in quella tremenda sera, avrà appunto un incontro ravvicinato con la creatura. Ma per sua fortuna e grazie ai suoi incredibili riflessi, il ragazzo farà esplodere un razzo che colpirà proprio in pieno volto il mostro, ferendolo gravemente ad un occhio. Il ragazzo, terrorizzato, tornerà a casa, ma dal giorno dopo inizierà da solo una strana ricerca per vedere se in città c'è qualcuno con un occhio ferito. Ma non può tenere tutto per sé questo segreto, quindi deciderà di confidare tutto quanto alla propria sorella, anche se però il rapporto tra i due è abbastanza deleterio. Ma fortunatamente la sorella Jane crede appunto al fratello e decideranno insieme di cercare appunto questo individuo, che ben presto però diventerà una piccola certezza, perché l'uomo con l'occhio ferito non è nient'altro che il parroco del paese. Well, Jane. Quindi il reverendo Lowey, il pastore del paese, diverrà il primo indiziato. L'uomo capirà ben presto l'intenzione dei ragazzi, quindi farà di tutto per far scomparire il povero Marty. I due ragazzi coinvolgeranno anche lo zio Red in questa storia, anche se prima scettico, inizierà man mano a credere alla situazione dopo che appunto anche lo sceriffo della contea viene ucciso. Marty chiederà allo zio appunto di creare una piccola pallottola d'argento, che a suo avviso è l'unico elemento capace di fermare questa minaccia. Inizierà così un'avventura all'ultimo sangue. Cosa dire di questo film? Principalmente che Unico indizio luna piena rimane un film molto ma molto godibile, un tiro sui licantropi davvero particolare e affascinante, con un'atmosfera abbastanza seria ma anche un po' sdrammatizzante per certi versi, ma che mantiene quel fascino che poche altre pellicole sanno trasmettere. Partiamo dal presupposto che Silver Bullet appunto è un romanzo di Stephen King, quindi in tutta questa pellicola si respira totalmente il fascino dello scritto e il bello è che è
tutto caratterizzato quasi alla perfezione, molto ma molto fedele alla novella. Il tutto si presenta in puro stile anni 80. Apparentemente sembra quasi un film fiabesco, leggiadro, ma man mano che la pellicola si eleva, possiamo vedere totalmente la ferocia, la cattiveria inaspettata che la pellicola trasmette. Immerso tra una società cupa e subdola, dove tutto sembra scorrere quasi passivamente, l'uomo, ovvero il licantropo, mostrerà davvero tutta la sua ferocia nei vari attacchi. E questo riesce a spezzare completamente quel clima sobrio che la pellicola riesce a trasmettere sin dall'inizio, trasformandola in un qualcosa di pesante e di puro horror. Infatti, le scene dove vedremo appunto il licantropo attaccare sono di una ferocia e di una cattiveria inaudita e sono molto molto esplicite, ma soprattutto molto sanguigne. Quindi gli amanti del piccolo splatter, quello vedo non vedo, saranno accontentati alla perfezione. Marty è interpretato dal compianto Corey Haim. E sappiamo tutti quanti quanto successo ebbe questo ragazzo in quegli anni. Davvero, un talento indiscusso che appunto si è mostrato anche in altre pellicole, ma anche in altri horror. Basti ricordare l'altro film famoso che realizzò assieme all'altro Corey, quindi Corey Feldman, Lost Boys, Ragazzi Perduti. Altro esempio di horror classic. Bisogna dire che comunque la recitazione in Todos è veramente credibile. Sono tutti quanti molto molto bravi, dando molta credibilità ai personaggi. Quindi bisogna ammettere che il film scorre in maniera decisamente pulita e tranquilla. Diciamo che non ci sono sbavature di sorta, ecco. Parlando poi degli effetti speciali, bisogna ammettere che comunque sono di livello medio-alto, nel senso che comunque sanno davvero essere molto efficaci. Soprattutto come realizza la creatura, che comunque per quanto sia abbastanza semplice è davvero molto credibile. Ma la cosa bella, più bella insomma del film, è vedere come le scene sanguigne sono molto spinte, però sono anche molto velate perché non sono sempre così sfacciatamente esposte. Un perfetto mix tra violentemente esplicito e fiabesco. L'ambientazione è perfettamente in puro stile King. Sì, perché davvero in ogni location si respira l'aria del romanzo, alla perfezione direi. E Daniel Hattis, il regista, all'esordio, ha saputo davvero confezionare un prodotto degno di nota, che sa veramente trasportare perché ci riporta proprio all'interno dello scritto, valorizzandolo con efficienza, mostrandoci davvero una bella fotografia, ambientale e non, ricca di particolari, anche se spesso i frontieri sono notturna, sono davvero molto belli. Interessante è il lato psicologico anche della storia, poiché Marty, il giovane ragazzo, è appunto un disabile sulla sua carrozzella, appunto dove c'è lo zio che lo cura in tutto per tutto, diciamo quasi coccolandolo al massimo. Tra virgolette, la rivalità che c'è tra lui e la sorella, invidiosa di come tutti trattano lui, anche perché è il figlio piccolo. Quindi ci sono diverse facciate, appunto, a livello psicologico che sono molto interessanti e ben sviluppate. Interessantissimo anche la parte dello zio, perché vediamo appunto come lui prende le parti dei genitori, dei due, cioè essendo quasi più un fratello maggiore quasi che un genitore, però essendo quasi una spalla con cui divertirsi e affrontare la vita. Molto interessante come aspetto. Una figura molto importante, forse il fulcro dell'intero film, è proprio il licantropo, ovvero il pastore del paese. Poiché vedere un prete che dovrebbe essere il riferimento per tutta la comunità del paese, quindi una persona buona, una persona che crea unione, che è appunto una persona che porta del bene, in realtà non è nient'altro che il male. È appunto il seme della discordia, cioè colui che semina terrore e distruzione all'interno di una città. Ed è molto interessante questo aspetto, vedere che appunto questa figura trasformarsi da persona buona nel male più assoluto, una vera e propria minaccia per deboli e indifesi. Anche se il titolo Oltreoceano non ebbe il successo meritato,
Bisogna dire che in Europa il titolo ebbe molta fortuna, soprattutto in Italia. Il film venne osannato parecchio, perché comunque è un film per tutti che si è ad usare a perfezione il clima sobrio a quello pesantino, diciamo, ecco, possiamo dirlo così. E questo è molto bello, quindi non posso fare altro che consigliarvelo, come al solito. Quindi, che stiamo a fare qua, eh? Su, su, oh! Mi raccomando, andate a cercarlo, eh? Il DVD è reperibilissimo e costa davvero una stupidaggine. O al massimo, cercatelo sempre in streaming. In conclusione, posso dirvi questo: se siete appunto amanti dei licantropi o volete intraprendere questo viaggio a scoperta di questo mondo, questo titolo fa per voi, è il giusto equilibrio tra horror e fiaba. Prima di concludere, un canale, quello di The Cherry and Berry. Ragazzi, sono arrivate più forti che mai. Cominciate ad occhiare il loro canale, qui sotto il link. Detto questo, ragazzi, vi rimando alla prossima recensione, che come al solito non vi dirò, perché giustamente sennò che faccio? Mi rovina la sorpresa. E dai, dai, si vediamo alla prossima. Ciao, regà.